Ciao, saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Zu. Mamma, papà e la bisnonna che insieme ai nonni vogliono bene a te. Zu va via di casa. Oh, c'è una gara di bowling di sopra? No, non è niente. Sei sicura che di sotto non abbiamo portato un elefante, vero? Bene, non potresti chiedergli di fare un po' più piano? Non riusciamo neanche a sentire i nostri pensieri. Questo era il mostro mamma che ti dice di fare silenzio. E dovresti anche sistemare per bene la tua camera. Ai mostri piace mettere in disordine. Bisù, è ora di mettere in ordine. Coraggio, Pock! Ce ne andiamo! Papà! Ah, Zu! Che cos'era tutto quel fracasso che veniva dalla tua stanza? È così che fanno i mostri! E mettono anche disordine! E adesso questo mostro va in un posto dove può essere un mostro vero! Vado via di casa! Oh... Sentirò la tua mancanza, Zu, però assicurati di aver salutato tutti prima di andartene. In fondo, non puoi andartene di casa senza neanche salutare. È vero, hai proprio ragione. Zu, sei stato gentile a passare. Entra un momento. Così, bisnonnina, ho pensato che dovevo venire a salutarti. Vuoi andartene di casa, caro? Oh, è un passo molto importante. Spero che in viaggio vorrai portarti dietro qualche cosina per ricordarti di noi. Ah, aspetta solo un istante che cerco il mio rossetto. Questo no. Ecco, Zu. Per ricordarti di me ovunque tu possa trovarti. Grazie, bisnonnina. Zu? Addio, Zu. Anche a te, Pock. Nonna! Oh, ciao, Zu. La mamma dice che faccio troppo rumore. Allora ho deciso di andarmene. Sono venuta a salutarti. Oh, beh, mi mancherai tanto, Zu. Ma se è questo quello che vuoi... Dovrai portare con te qualcosa da mangiare. Non puoi viaggiare affamato. Che ne dici di aiutarmi a preparare i biscotti al cioccolato? Veramente vado un po' di fretta.
Sai, credo di poter restare ancora un pochino. Bene, versa qualche goccia di cioccolato e mescola l'impasto. Ops! Che riflessi, nonna! Sì. Allora, sei già andato a salutare il nonno? No, non ancora. Però non ti dimenticare, mi raccomando. Il nonno sentirà la tua mancanza. Tanto, e anch'io. Va da lui e vedrai che quando torni qui, i biscotti saranno pronti. Te ne stai andando, allora. Sai, questa casa non sarà più la stessa senza di te. Forza, cerchiamo qualcosa da portarti in viaggio. Tipo cosa? Fai attenzione, nonno. Sto facendo anch'io un po' troppo rumore. Non tanto quanto ne facevo io. Ah, finalmente il mio vecchio zaino. Ce l'ho da quando avevo la tua stessa età, Zu. È un po' puzzolente. Sì, me lo portavo dietro quando andavo a pesca. La mia vecchia bussola. Questa ti sarà molto utile. Bello! Guarda, questo è il nord e questo il sud. Per tornare a casa ti basterà seguire l'ago della bussola a sud. Nel caso in cui decidessi di voler tornare a casa, si intende? Ah, la mia fedele torcia. Ne avrai bisogno quando farà buio, così potrai trovare un posto in cui dormire. Un posto in cui dormire? E a proposito di dormire, ta-da! La mia fedele amaca. Ecco qua. Perfetta per schiacciare un pisolino. O forse no, a seconda dei casi. Ecco fatto, uno zaino di biscotti al cioccolato per il viaggio. Squisiti! Ciao ciao, nonna! Ciao, nonno! Ciao, mamma! Ciao, papà! Stammi bene, Zu. E fai attenzione. Ci mancherai, Bisù. Sì, io ora... Sì. Ciao! prendere. Sì, la casa è a sud, proprio come ha detto il nonno. Zu! Oh, ciao, Elsie! Cosa stai facendo? Niente di che. Sto solo decidendo che strada prendere. Per andare dove? Vado via da casa, quindi devo controllare la mia bussola. Via da casa? Tua mamma e tuo papà lo sanno? Certo! Hanno detto che faccio troppo rumore. Perciò me ne vado. Non sei andato molto lontano. Per ora no. Stavo solo per mangiare un biscotto che ha fatto la nonna prima di avviarmi. Ne vuoi uno? Sì, grazie. Comincio a fare buio. Non avrei mica paura, vero? Io? No, di certo. Non posso ritornare. La mia camera è ancora in disordine. Ma adesso non stai facendo rumore? No! Ti aiuto a mettere in ordine la camera? Beh, non è una brutta idea. Sei tornato! Sì! E anche il potentissimo mostro del pianeta Gar! Elsie, oh? È ora di cena! Devo andare, grazie dell'invito! Non lo sapevamo neanche!
Su, sono contenta che hai deciso di restare. Sì, lo sono anch'io. Una cena davvero buonissima, grazie. Su, che cosa avresti mangiato se fossi andato via da casa? Oh, qualche biscottino al cioccolato della nonna. E le rocce! Ai mostri piacciono tanto le rocce per cena. Il tamburino di Su. Bisù. È un regalo di compleanno per me. Bello, un tamburino. Però battilo un po' più piano, almeno finché tutti non avranno avuto il tempo di alzarsi per festeggiare il tuo compleanno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao Zinnia. Buon compleanno, Su. Wow, grazie! Bellissima! Una bambola! Oh, ma se però non la vuoi, Su? Aspetta, Zinnia! Ti faccio vedere quello che mi è arrivato stamattina! Me l'ha regalato lo zio Ziggy! Lo zio Ziggy vive in Africa! È il responsabile di un parco nazionale. Bene, noi dobbiamo andare. Sì, e se no Zinni arriverà tardi alla lezione di ballo, vero tesoro? Elevé e plié, elevé e chiudi. Vieni adesso. Ecco, molto bello. Molto, molto forte. Già! Senti questo rumore, caro? È un po' difficile non sentirlo. Che cos'è, secondo te? Forse siamo stati invasi dai picchi giganti. Che sciocco. Speriamo che se ne saranno andati quando scenderemo per il compleanno di Su. Di tagliare la torta di compleanno. Perché non vai a chiedere a Elsie di raggiungerci? Subito! Su? Lascia pure qui il tamburino. Sai, non vorremmo che lo perdessi lungo la strada. Va bene. Potremmo nasconderlo. Meglio di no. È arrivata Elsie, papà! Oh, ciao, Elsie! L'ho portata qui per farle vedere il mio tamburino. Oh! Che? Oh, bene! Dov'è finito? Ha! Trovato! Scusa, papà. Su, non mi aspettavo che entrassi. Oh, mamma, che bella torta! Rullo, rullo! Per la super fantastichissima torta di compleanno di Su! Oh? Su. Scusa.
casa, mamma. Aspetta! Ma stiamo per cantare tanti auguri! Lo so! E io faccio l'accompagnamento! E uno, e due, e uno, due, tre! Tanti auguri su, tanti auguri su, tanti cari cari auguri su, tanti auguri su, tanti auguri su, tanti auguri su! Vieni su, le candeline! Sono pronto! Urrà! Buon compleanno, Su! Facciamolo un'altra volta! Forse è meglio mangiare prima un pezzo di torta, Bisù. Il tuo tamburino fa tanto rumore. Però è super, vero? Buon compleanno, Su! Sì, mi ero un po'... Sì. Bene, adesso sei sveglio! Niente mi piacerebbe di più che dormire ancora un po', Su. Perché non vai a giocare con il tuo tamburino da un'altra parte? Oh, mi va bene. Ciao, nonna! Mm? Vuoi sentire un esperto del tamburino? No, non per il momento, Su. Oh... Ma forse a te piacerebbe preparare un dolce? Biscotti con gocce di cioccolato? No, grazie, nonna. Devo esercitarmi col tamburino. Sì, ma potresti esercitarti da qualche altra parte, Bisù? Va bene. Ah! Vado a trovare il nonno! Ciao, nonno! Ti andrebbe di ascoltare un bravo tamburino? Sì, molto! Nonno! Sei un bravo tamburino, Su, ma forse dovrei accompagnarti. Anche tu hai un tamburino? No, ho qualcosa di molto meglio. Seguimi. Ah, devo averla messa da questa parte. La mia vecchia tromba! Bene! Facciamo un po' di musica! Oh. Compleanno, però vai a suonare con la tromba da un'altra parte. Su? Sì? La mamma dice se puoi fare un po' più piano, per favore. Nonno. Ci sono persone che non hanno orecchio musicale. Bisnonnina. Ciao, mio caro Su. Eri tu che facevi tutto quel rumore poco fa? Sì, lo zio Ziggy mi ha mandato un tamburino. È arrivato dall'Africa, ma nessuno vuole sentirmi suonare. Ah, capisco. Bene, vediamo che cosa si può fare per aiutarti. Si è fatto un gran silenzio d'improvviso. Abbiamo chiesto a Su di non fare troppo rumore. Vorrei tanto sapere dov'è finito. Forse è al piano di sopra dalla nonnina. Oh, vado io, bisnonnina. Su? Come mai tutto questo silenzio? Hai smesso di suonare il tamburino, Su? No,
smesso. La bisnonnina mi ha insegnato che non serve fare tanto rumore quando si suona il tamburino. Qualche volta è molto più bello suonarlo piano piano. Vieni qui, mio caro Zu. Il pasticcere Zu. Grazie, signor Zoe. Ciao, Zu. Hai fatto la spesa? Sì. Ehi, Pock. Spero che tu non abbia smangiucchiato quello che c'è qui dentro. Sono gli ingredienti per la mia torta. Vuoi preparare una torta? Sì, per la mia mamma. La nonna mi ha detto che mi aiuta. È la festa della mamma. Davvero? L'avevo dimenticato. Le farò anche un biglietto di auguri. Puoi farlo anche tu con me, per la tua mamma. Oh, grazie, Zu. Zu! Arrivo, nonna! La mamma è uscita con la zia Zelda. Starà via per un po', ma è meglio metterci al lavoro. Vieni! Oh! Oh, scusa, nonno. Ti sei fatto male? Non è niente. Sono appena andato a trovare la bisnonnina e mi ha dato uno dei suoi baci. I baci della bisnonnina sono un po' pasticciati. Basta con lo zucchero, Zu. Ora mischia tutto insieme al burro. Adesso sbatti per bene le uova e poi versale un poco alla volta nell'impasto di zucchero e burro. Piano, Zu. Se versi le uova troppo velocemente, l'impasto farà i grumi. E poi, nonna? Ora si aggiunge la farina con il colino. Tieni il colino sopra la ciotola e spargila delicatamente nell'impasto. Mescolo io. È venuto tutto alla perfezione. Non assomiglia molto a una torta. Non ancora. Adesso versiamo l'impasto dentro due tortiere. Basta così. La stessa quantità in ogni tortiera. Come sta venendo la torta? A vederla è ancora un po' appiccicosa. Ecco, saranno pronte fra circa mezz'ora. E mentre aspettiamo, posso fare il biglietto per la mamma? Il mio l'ho quasi finito. Guarda! Oh no! Che è successo? Oh, Pock. Bene, abbiamo ancora il tempo per farne un altro. E questa volta, Pock, tu non ci aiuterai. Sì, sembrano venute proprio bene. Hai finito il bigliettino, Zu? Sì, nonna. Come ti sembra? È bellissimo, Zu. Sono sicura che alla mamma piacerà. Anch'io ho finito il mio.
Siete bravissimi a disegnare voi due. Adesso vado a casa a dare il biglietto alla mia mamma. Grazie dell'aiuto. A dopo, Elsie. Ciao, lasciatemi un po' di torta. Bene, Su. Ora dobbiamo mettere la glassa e decorarla. Sì! Bravo! Hai fatto una magnifica torta, Su! Grazie di avermi aiutato, nonna! E adesso possiamo... È tornata la mamma! Mamma, mamma, mamma! Oh! Ciao, papà! Ciao, Su! Non sei contento di vedermi? Certo che lo sono! È che pensavo fosse la mamma! Oggi è la sua festa e volevo dirle buona festa della mamma. Sono sicuro che ne sarà molto contenta. Ora però ho una gran fame. Sono l'investigatore e nulla sfugge. Ma che bella sorpresa, questa sì che è una delizia. Vuoi una fetta di torta, Su? Ma sì, grazie, papà. Sì, dovresti alzarti prima alla mattina. Mi ha colto con le mani nel sacco, signor Nulla Sfugge. Buona questa torta, vero? Buonissima. Oh no! Oh, è davvero deliziosa. È successo qualcosa, Su? La torta! L'avevo fatta per la mamma! Oh, io mi dispiace tanto, Su. Non l'avevo capito. Non lo sapevi, papà. Devo farne un'altra, prima che torni a casa. Su, sei sicuro di saperla fare? Prima mi ha aiutato la nonna e adesso so come si fa. Voglio farne una tutta da solo. Uova, burro, poi ci serve la farina. Zucchero. Così dovrebbe bastare. Pock! Scusa, Pock. Cielo! Bisù, che sta succedendo? Volevo prepararti una torta per la festa della mamma, ma ho avuto un piccolo incidente. Ehi, cosa succede lì dentro? Oh! Bisù, che pasticcio! Qualcuno avrebbe dovuto aiutarti, Bisù. Coraggio! Ora puliamo tutto per bene e poi ti aiuto a preparare la torta. Grazie, mamma. Finito! Questa sì che è una torta con il cuore. Buona festa della mamma. Oh, grazie, Su. È bellissimo. Vuoi una fetta di torta, mamma? Sai, in casa nostra ci sono anche altre mamme. Chiediamo se ne vogliono un pezzo anche loro. Ci sono altre mamme? Buona festa della mamma. Buona festa della mamma! Buona festa della mamma! Buona festa della mamma! Urrà! Che torta meravigliosa!
È stato Su a farla. In tal caso, vieni pure qui, caro Su. Su in missione su Marte. Oh, ciao bambini. Stai leggendo un'altra volta quel fumetto, vero? È il migliore di tutti finora. Il capitano Zap, zebra spaziale, è in missione su Marte. Ho un'idea! Perché non andiamo anche noi in missione su Marte? Che ne dici, Elsie? Che ne dici? Va bene, Su. Andremo in missione su Marte. Evviva! Evviva! Prima però devo disegnare altri 8 fiori. Altri 8 fiori? Ci vorrà tantissimo! Mi è venuta un'idea. Potreste andare in missione su Marte e finire lì il tuo lavoro, Elsie. È una grandissima idea, nonno. Sono sicuro che le rocce e i fiori saranno molto più interessanti su Marte. Lo credi davvero? E dov'è il pianeta Marte? In un posto lontanissimo. E ci servirà una navicella spaziale per andarci. Ma dove la troviamo una navicella spaziale? Nel laboratorio di navicelle spaziali del nonno. Cosa? Bello! Evviva! Diventerà proprio come la navicella spaziale del capitano Zap. Ma le manca ancora qualcosa. Guarda! Bene, vediamo cosa riusciamo a trovare tra gli strumenti spaziali. Eccolo qui! Fantastico! 3 razzi espulsori. Mi sembra che cominciamo bene, nonno. Ma tutti sanno che la navicella spaziale del capitano Zap ne ha 4 di razzi espulsori. Vuol dire che ne metteremo 4. Voi due adesso siete 2 ingegneri spaziali e il vostro compito è portarmi un altro razzo espulsore. Al tuo servizio, nonno! Te lo troviamo subito! Un razzo espulsore? Non credo proprio di averlo. Ce li hai invece? Lì! Ah, volevi dire questo razzo espulsore? Non sono sicura di potertelo dare, questo però. Dentro c'è ancora un po' di detersivo per i piatti. Ma ci serve per un'importantissima missione su Marte! E promettiamo di starci molto, molto attenti. Va bene, ma ricordatevi di riportarmelo quando tornate sulla Terra. Grazie, mamma! Prima che ve ne andiate, non è che per caso avete visto il mio vaso in una delle vostre missioni? No, mamma. Sono sicura di averlo messo sul davanzale, ma non lo vedo più. Controlleremo dappertutto. E le faremo sapere se lo vediamo su Marte. Ecco il razzo espulsore, nonno. Perfetto. Zebra 10, pronta a decollare. Urrà! Urrà! Ma prima dovete indossare i caschi spaziali. Grazie, nonno. Grazie. Zebra 10, pronti al decollo? Ricevuto! Cosa vuol dire ricevuto? Si dice su una navicella quando vuoi dire sì. Oh, è ricevuto! D'accordo, allora. Accendete i razzi! Sei, cinque, quattro... tre, due, uno!
La navicella è decollata! Siamo nello spazio, Elsie! Zebra 10, state per atterrare! Pronta, Elsie? Pronta, Su! Tenetevi forte! Zebra 10 è atterrata! Salve! Benvenuti! Io sono Nonno Marziano! E io sono il Capitano Zoo! E io sono il Capitano Elsie! Assistente Capitano Elsie! Sono qui per mostrarvi il mio pianeta, Marte! Benvenuti al giardino marziano di Zebros! Che bello! Attenzione a non toccare quei fiori blu terrestri! Si tratta di una rarissima e misteriosa pianta marziana e può farvi diventare blu. Lo scriverò sul diario di bordo del capitano. Diario di bordo dell'assistente, capitano. Che bello! Anche il cielo è arancione. Oh no! Uno dei nostri razzi espulsori è sparito! Ci servono tutti e quattro per tornare a casa! Questo è molto strano. Prima è scomparso il vaso di tua mamma e adesso il nostro razzo espulsore. Non può essere andato lontano. Andiamo a cercarlo. È un'impronta! Di un alieno! L'hanno preso loro il nostro razzo espulsore. Ma non c'è nessun altro qui. Saranno andati alla stazione spaziale del Comando Stellare. Andiamo a vedere. Che io sono il capitano. E da dove cominciamo, signor capitano? Non ne sono sicuro. Una bolla! Ma da dove proviene? Viene dal bagno. Oh, ciao! Nonna Marziana! Hai preso il vaso della mamma? Nonna Marziana? Ma certo, sì! Ho pensato di aiutare la mamma con le pulizie di primavera. Sì, ma ha preso il nostro razzo espulsore. Oh, volete dire questo? Bene, adesso è vuoto. Lo volete? Sì, ti prego! Senza quello non possiamo tornare sulla Terra. Grazie! E quando tornate sulla Terra, potete restituire questo alla mamma? Ricevuto! Fate buon viaggio, terrestri! Grazie, ciao, nonno Marziano! Tre, due, uno... Abbiamo decollato! Bentornati sulla Terra! Ma tu non sei nonno marziano? Ciao nonno! Ciao a tutti! Vi siete divertiti su Marte? Tantissimo! Nonna Marziana ha preso il nostro razzo espulsore, ma l'abbiamo portato indietro e io adesso sono proprio come il capitano Zap! Oh! E ti abbiamo ritrovato questo, mamma!
Grazie, Su. E ha anche un buon profumo di pulito. E guardate qui! Ho finito il diario di bordo del capitano. Assistente! Va bene, Elsie. Puoi chiamarlo diario di bordo del capitano. Ricevuto, capitano Su. Oh! Secchio di Su. Era davvero squisita, nonna. Buona! Specialmente la Macedonia. Ci penseremo io e il nonno a queste. Ti ringrazio, nonna. Direi che hai finito, Bisù. È ora di andare a letto. Va bene. Facciamo chi arriva prima al bagno, Poc. Ehi, Poc, hai barato! Sei partito prima di me. Hai vinto tu. Non c'è bisogno di vantarsi. Devo farti vedere una cosa. Una cosa molto importante. Adesso osserva attentamente. Vedi? Non bisogna sprecare l'acqua. Oggi la maestra ci ha parlato dell'acqua, di quanto sia preziosa e di come dobbiamo risparmiarla il più possibile. Dobbiamo stare attenti a non sprecarla. Bisù? Sì, mamma? Hai finito di lavarti i denti? Allora vai a dare la buonanotte al nonno e alla nonna. Va bene, mamma. Buonanotte, nonna! Buonanotte, nonno! Oh, oh, che succede, Su? State sprecando l'acqua! Non lo sapete che è molto preziosa? Oh. Sì, certo che lo sappiamo. È solo che noi... noi l'abbiamo dimenticato. Ma d'ora in poi ce lo ricorderemo. Sei pronto, Bisù? Arrivo! Siete sicuri che non dimenticherete di nuovo di non sprecare l'acqua? Promesso! Tu invece non ti stai dimenticando qualcosa? Oh. Buonanotte, nonno. Buonanotte, Su. Buonanotte, nonna. Oh, buonanotte. Ecco. Buonanotte, Bisù. Buonanotte, mamma. E sogni d'oro. Buonanotte, Poc. Poc. Sembra proprio che qualcun altro si sia dimenticato di quanto sia preziosa l'acqua. Come possiamo farglielo capire? Ho un'idea. Mi serve il mio secchio. La giornata del secchio. Sì. Per ricordare a tutti che l'acqua è molto preziosa e che ne dobbiamo sprecare il meno possibile. Aprire un rubinetto è così facile. È vero. Su ha ragione. Dobbiamo imparare a fare più attenzione. E come si svolgerà questa giornata del secchio? Facilissimo. Aspetterò in corridoio con il secchio e voi griderete secchio ogni volta che avrete bisogno di acqua. E io arrivo e vi do la giusta quantità di acqua che vi serve, non una goccia di più. Sì, basterà gridare secchio! È così facile! È ingegnoso! Mi sembra un'ottima idea, Bisù. Quando si inizia? Adesso! Nonna, potresti riempirmelo, per favore? Con molto piacere! Ecco qua! Grazie! Pronti per la giornata del secchio? Prontissimi! Fai attenzione, stai... Shh, non vogliamo rovinare l'entusiasmo della nostra piccola zebra, vero? Certo che no! Mm.
Non serve proprio a nessuno l'acqua oggi. Secchio! Visto? Niente sprechi. Splendido. Secchio. Oh, devo andare. Non prima che ti abbia ringraziato come si deve. Ciao bisnonnina. Grazie. Secchio! Oh! Ah, eccoti qua. Mi serve un po' d'acqua qui, per favore, Su. Secchio! Oh! Ma, Su! Arrivo! Ho il via libera? Sì. Sembra che tu e il tuo secchio abbiate avuto molto da fare stamattina. La tua giornata del secchio è stata un successo. Complimenti. Oggi in casa nessuno sta sprecando una goccia d'acqua. Vado a riempirlo in cucina. Torno subito. Oh, attenzione! Oh! Cosa state facendo con tutti quei secchi? Dove avete preso tutta quell'acqua? Vedi, Su, hai perso un po' d'acqua dal tuo secchio portandolo qua e là, perciò l'abbiamo assorbita e... Vuoi dire che io ho sprecato l'acqua? La mia giornata del secchio è stata una perdita di tempo. Ma no! Non è stata una perdita di tempo. È stata meravigliosa. Fantastica. Hai avuto un'ottima idea e hai lavorato sodo con il tuo secchio. Siamo tutti molto orgogliosi di te. Su, ti serve una mano per riempire il secchio? Oh. No, non mi serve. La giornata del secchio è finita. Non è servita a nulla. Io non direi proprio. Posso? Thank you.
Ottimo! Proprio la quantità giusta che mi serviva per innaffiare i pomodori. Hai visto? Non hai sprecato nemmeno una goccia d'acqua. Wow! E noi abbiamo imparato a non sprecare l'acqua, non è vero? Grazie a Zu e al suo secchio. Zu e le cose a strisce. E api e vespe. E serpenti e rane. Ma che bella lista interessante, Elsie. Oggi c'era la lezione di scienze e abbiamo imparato tutto sulle creature a strisce gialle e nere. I colori di avvertimento della natura. Io spero di non incontrare niente a strisce gialle e nere. Potrebbe essere pericoloso. Oh, Zu, non essere sciocco. Ma che significa avere le strisce bianche e nere? Ecco, questa è un'ottima domanda, Zu. E c'è anche un ottimo motivo per averle. Quale, nonno? Sì, ce lo dica! Forse è meglio se ve lo faccio vedere. Cosa c'entra il parco con le strisce bianche e nere, nonno? Cosa c'entra? Ma tutto, Zu! Io? Oh, guardate laggiù! Non vedo proprio niente. Oh, è sparito! Nonno! Non preoccuparti, sono sempre qui. Vi sto tenendo d'occhio! Ti nascondevi! Si chiama mimetizzazione. Divertente! Ci voglio provare anch'io. Tu chiudi gli occhi e io mi mimetizzo, Zu. Pronta! Tocca a me! Zu! È ora di andare! Oh no! Non mi posso mimetizzare se sono vestito con tanti colori, Pock! Ci vogliono dei vestiti a strisce! E io ho soltanto vestiti colorati. Chissà se... Mamma! Sono qui, Bisù. Il nonno ci ha spiegato tutto sulle strisce bianche e nere e la mimetizzazione. Ho qualche vestito vecchio che posso fare a strisce. Da cosa devi nasconderti, Bisù? È solo per gioco. Beh, stavo per buttare questi. Sono un po' vecchi e sbiaditi, ma forse ti vanno ancora. Una grande striscia nera. Quando sarà finito, Pock, sarò mimetizzato alla perfezione. E nessuna cosa a strisce gialle e nere riuscirà più a trovarmi. Vediamo se funziona, Pock. Mamma! Papà! Zu, dove sei? Bisù! Ero sicuro di averlo sentito. Sono qui! Mi ero mimetizzato! Per forza che non ti vedevamo! Tutto sommato, il tuo nuovo aspetto sembra funzionare. Ah,
I negozi erano tutti pieni oggi, ma sono contenta. Che cosa hai comprato? La bisnonnina voleva un lenzuolo nuovo per il suo letto e così gliel'ho preso. Una cosa a strisce gialle e nere! Non è un amore? Glielo puoi portare su? Sono sicura che le piacerà. Presto! Oh, Gesù! Cosa stai facendo? Sto mettendo via quella cosa a strisce gialle e nere. È il mio lenzuolo nuovo? Sì, bisnonnina, ma non si è mai abbastanza attenti con le strisce gialle e nere. Oh! Che carino, è un amore! E come ti sembro? Nonno, ci sono dei posti nel parco dove posso esercitarmi? Sì, così vediamo quanto funziona il tuo costume. Una cosa a strisce gialle e nere! Su! Che succede? In fondo non ho tanta voglia di andare al parco, nonno. Andiamo! Che strano. Non capisco cosa gli ha preso. Sembra il costume di Zinnia, Su. È appena andata una grande festa in costume. E ho vinto il primo premio, perciò dovevo farvi vedere quanto sono bella. Ma sei gialla, è nera e a strisce. Ora che sono qui, voglio giocare. Io faccio la peregina e tu raccoglierai il mio miele. Oh no! Sì, sì, torna indietro! Tanto ti vedo! Non mi posso nascondere! No! Preso! Cos'è tutto questo chiasso? Un'ape ci dà la caccia dentro casa! Vuole prendermi perché è invidiosa del mio bel costume! Penso che voglia soltanto uscire da qui. Stai attento, nonno! Povero Calabrone, era più spaventato lui da voi che voi da lui. Voleva semplicemente andare fuori a cercare un fiore. Anche se è una cosa a strisce gialle e nere. Se voi la lasciate in pace, la natura il più delle volte non vi farà del male, anche se sono cose a strisce gialle e nere. Allora, il lenzuolo della bisnonnina non mi deve far paura. E non mi dovrei preoccupare delle macchine gialle a strisce nere? Certo che no.
Zinnia non è un pericolo vestita da ape? Beh... Oh, nonno! Oh. Hmm?